Un'Ave Maria composta dal maestro Marco Lorusso e dedicata a Papa Francesco, cantata da un coro di voci bianche. Bambini di strada, a volte senza nessuno, ma con un grande sorriso e tanta voglia di vivere. Questo è il messaggio e la lezione più grande che il maestro ha riportato in Italia dopo il suo lungo tour di beneficenza in Messico. Un paese immenso che mi ha arricchito, come poi tutti i viaggi, no? Che ci arricchiscono, quindi si viaggia sia all'andata che al ritorno, quando si rientra si portano tante emozioni. L'apprezzamento poi per questo Made in Italy, che come sappiamo non è soltanto un progetto artistico-culturale ma anche un progetto di beneficenza, quindi aver potuto vedere gioire dei bambini con poco è stato molto molto piacevole. Il maestro Lorusso, legatissimo alla sua terra di origine, regalerà domenica 11 febbraio un concerto nell'abbazia di Valvisciola a Sermoneta. Tra i brani in programma anche l'Ave Maria dedicata al Pontefice. Sono molto onorato perché dopo la premiere internazionale che c'è stata lo scorso anno nell'ambito di Cracovia Sacra in Polonia, portare Sacra Armonia in Italia è sicuramente una grande gioia, e poi portarlo nella mia terra natia, appunto la provincia di Latina, è veramente bello. Questo concerto di domenica 11 alle 18 sarà un momento di gioia che condividerò con molti visi e occhi conosciuti. Ad accompagnare Lorusso la voce della giovane soprano Martina Mannozzi ed il pianoforte del maestro Giulio Vinci. Regalare tante emozioni, che è un po' il nostro obiettivo principale in questo percorso classico, no? Sicuramente con tanta originalità del nostro mondo. Durante il concerto viaggio, tra le emozioni, sarà possibile ammirare il dipinto Madonna con Bambino di Giuseppe Ellul Cardone, un abbraccio denso di significati. Nasce appunto come immagine questa copertina del disco di Marco, ed è un abbraccio tra una madre e il bambino e tra uno strumento, appunto la fisarmonica e questo pianoforte.